L'hockey, uno degli sport su ghiaccio più divertenti e particolari che ci sia. Personalmente questo sport mi ha sempre affascinato. Mi è capitato spesso di vedere delle partite di alcune squadre americane che se le davano di santa ragione per portarsi a casa la vittoria. Infatti, come il rugby, l'hockey sembra uno sport molto fisico e duro. Mi sono sempre chiesto come poteva essere effettivamente un loro allenamento. Come tutti gli sport, ovviamente ha delle regole di gioco specifiche. E dato che sto provando tutti gli sport, dovevo per forza provare anche l'hockey. Andiamo! Come vi ho detto, dovevo provare l'hockey e quindi oggi si prova l'hockey. Tra l'altro c'è anche Marco con me. Bonjour. Siamo un po' stanchi, abbiamo fatto un'ora e mezza di strada, lui ha dormito tantissimo. Mezzo chilo di pasta e un'oretta di nanna. Perfetto. Niente, sono gasato perché uno, l'hockey è fighissimo. Sì. Però secondo me prenderemo più stecche che nel rugby. Prima di tutto dobbiamo stare in piedi, che non è affatto scontato. È vero, mi dimentico che dobbiamo pattinare anche. Dai, adesso entriamo e vediamo cosa ci aspetta. Let's get it. Allora, siamo forgiati dai bagni ghiacciati, qua dentro fa freddo, e siamo ad aprire. Una volta entrati ci siamo beccati con Jacopo, istruttore della squadra di hockey, che è stato super disponibile a farci provare l'allenamento. Entrati in spogliatoio ci ha mostrato come indossare le divise. E credetemi che è stata davvero impegnativa come cosa. Tra caschetto e tutte le protezioni abbiamo perso almeno 20 minuti. E come se non bastasse, ci hanno arrotolato nello scotch. Cioè, tra divisa, tutte le protezioni e avvolto nello scotch, mi sentivo un manichino, andavo avanti tipo così. Sei pronto, bro? Let's go. Grazie. Dateci dentro. Appena entrati ho capito subito che pattinare sarebbe stato difficilissimo. Tutto pronto che l'allenamento abbia inizio. Per migliorare la nostra agilità e prendere confidenza sui pattini, il coach ci ha fatto fare diverse andature. Ah sì, avete visto? Ogni volta che qualcuno cade, i giocatori battono la mazza a terra. Penso di aver capito anche il perché battono per terra, praticamente per sfottere l'avversario o il giocatore che cade. Ma tu riesci? Come immaginavo era stra difficile pattinare, tralasciando la cosa più importante, che noi non sapevamo frenare. In più, tra mazza, protezioni e casco diventava tutto più complesso. Ok, abbiamo provato due andature, adesso cosa facciamo? Il valore del disco e il passaggio. Fateci sapere a fine allenamento chi è caduto più volte, io o Jack. Io zero un po'. 1-0. Spazzolo, finché arrivo davanti, salire il mio pattino e spingo il disco avanti. Primo feedback che mi sento di darvi è che sudi tantissimo, sei pieno di roba addosso, sei instabile, quindi senti tutti i lombari che dopo un po' ti fanno male e in più devi gestire la mazza, o come si chiama. Andiamo! Oh raga, Marco è handicappato! È difficilissimo, non ridete da casa, è difficilissimo. Il movimento è simile a quello del passaggio, sì. Ovviamente ci vuole più forza, bisogna colpire il disco. Ok, con più potenza. Sì. Carico. Andiamo con lo slap shot. Avete visto quanto impediti eravamo a tirare? Bene, guardate la squadra invece come tirava. Pensate che il dischetto può raggiungere addirittura la velocità di 170 km/h. Infatti durante l'allenamento io e Marco sentivamo di continuo come un rumore di petardo che scoppiava. Andiamo! Quei rumori erano i dischetti che andavano contro la balaustra, per farvi capire quanto i ragazzi tiravano forte. Che cavolo! Oh.
È difficile perché devi imparare a star su, imparare a frenare, imparare ad andare veloce, tenere la mazza e imparare a tirare e a gestire la pallina, il dischetto. Tanta roba. Ne siamo qui da 20 minuti e abbiamo dovuto imparare più o meno queste cose. So che lo sto dicendo tutto il video, ma è difficilissimo. Devi avere il controllo e soprattutto sapere di non cadere. Volevo fare tornare la camera, ma non ce l'ho fatta. Ok, adesso ci mostrano un tiro di snap. Vai, una bella mina. Comunque ci tenevo a ringraziare di cuore Beatrice, nipote di Lino Barbero, fondatore del centro sportivo, per avermi dato la possibilità di provare questi sport. Grazie a lei ho conosciuto due sport bellissimi che sono la pallanuoto e l'hockey. Pensate che il centro sportivo Plebiscito Padova è l'unica struttura esistente nel nord-est dove poter praticare pattinaggio artistico, danza e hockey. In generale comunque si possono fare tantissime attività sportive nel loro centro. Provo per l'ultima volta a passare i birilli e poi un tiro, anche tu bro. Troppo difficile. Penso che il mio corpo mi stia un po' abbandonando. Dopo aver concluso gli esercizi sul controllo del disco, siamo passati alla parte più croccante dell'allenamento. L'uno contro uno. E adesso capirete anche perché è la parte più croccante a mio parere. Una mano cerca sempre il disco. Questa mano si è trovata sulla passata. Avete visto, raga? Praticamente ci si può aggredire. Io e Marco eravamo tipo... What the fuck? Quindi adesso facciamo il pinning, rubare il disco. Sembra una cosa molto aggressiva. Mi ricorda un po' l'aggressività che hanno nel rugby. Io ho già paura, non di Marco, ma di questo sport. Come prima roba dovrei imparare a pattinare, poi ti potrei fare il culo nella balaustra. Esatto, il problema principale qua è che non dormiamo ancora al pattino. Non sappiamo pattinare. Non sappiamo pattinare. Subito dopo Jacopo ci ha messo sempre uno contro uno, però in maniera dinamica, cioè scattando e cercando di tirare in porta. Marco vuole stare sempre in difesa perché ha paura che lo vado a placcare. Furbo, eh? Ha paura che lo vado a placcare, dopo gli mostro come si placca, dai. Vai su di lui! Prendilo! Mi sa che avrà il culo viola! Oh, fa una paura, solo stare su. Il problema è stare in piedi. Adesso lo rifacciamo. Ho provato il trick, non ha funzionato. Adesso gli faccio male. Ha
adesso gli faccio male. Non vi dico niente. Comunque ho cercato il dischetto, hai visto? Io vi avevo detto che era uno sport molto fisico. Infatti mi sono fatto malissimo dopo quella caduta. Pensate che, da come ci ha raccontato Jacopo, in America è addirittura concesso, tra virgolette, fare rissa con l'avversario. Per questo rimane uno sport unico nel suo genere. Fino una decina d'anni fa c'erano giocatori che avevano proprio il ruolo di aggredire l'avversario. Ora le cose sono un po' cambiate. Praticamente si massacrano per rendere più scenica la partita, oltre al fatto che tante volte c'è della vera e propria tensione tra squadre. Guardate come si azzuffano nel campo. Raga, adesso si passa alla parte più interessante del video. Proveremo a fare una partita insieme alla squadra. Dai, dai, 3, dai. 2, 1, 1, 2, 3, 1. Cominciamo. Sia io che Marco abbiamo segnato, ma si vedeva palesemente che la squadra ci lasciava volontariamente il dischetto. Tra l'altro abbiamo provato a giocare su metà campo. Poi Jacopo ha voluto farci provare una partita su tutto il campo. Inutile dire che non abbiamo toccato minimamente il dischetto. I giocatori correvano e non riuscivamo a starli dietro. Credetemi che vederlo è una cosa, ma questo sport è davvero difficile. Ah, quasi dimenticavo, l'unica scena dove sono stato protagonista è questa. Ah, basta per oggi. Ho le gambe, i piedi, i lombari, la schiena, tutto, tutto demolito. Jacopo, spiega al pubblico cosa vuoi farci fare. Allora, come in ogni squadra che si rispetti, vi facciamo la matricola, visto che è la prima volta che giocate oggi. Va benissimo. Porte sulla linea di fondo, il primo che riesce ad arrivare a metà campo vince. Ok. Chi perde dovrà trasportare il porte fuori dal campo, che è molto più pesante. Ok, va bene. Sei pronto? Casino per la squadra bianca! E per la blu! Sei fan di Marco, incredibile. Raga, dobbiamo superare Marco con gli iscritti, quindi iscrivetevi. Perché voglio un po' più di tifo. Il perdente trasporta la parte pesante. Raga, siamo giunti a fine allenamento. Mi sono divertito tantissimo. Pazzesco, a parte le 600 cadute mi sono divertito anch'io. Consigliatemi ancora che sport dovrei provare. La ricerca degli sport continua. E noi ci vediamo nel prossimo video. Un urlo, raga! Yeah!